In diretta dal conflitto, l'escalation militare al confine fra Russia e Ucraina purtroppo prosegue a raccontare quanto succede nella Repubblica del Donbass, regione dell'Est Ucraina lontana 700 km dalla capitale Kiev. È il vassassinese Vittorio Nicola Rangeloni, trentenne originario di Barzio. Rangeloni è partito anni fa per unirsi alla causa dei ribelli filorussi che, dopo l'invasione della Crimea nel 2014 da parte dell'esercito di Putin, sono presenti nella regione dell'Ucraina orientale. Nei suoi posti sui più popolari social network. Rangeloni racconta la vita nella zona di guerra dando spesso voce a quanti fra la popolazione sostengono le scelte e le ragioni della Russia. Ha scritto anche un libro raccontando i sei anni trascorsi nel Donbass. Spiegando come si vive in una zona che dal 2014 a oggi è in conflitto perenne fra l'esercito ucraino e i ribelli filorussi. Negli ultimi giorni la crisi diplomatica e la successiva escalation militare sono documentate con le parole della gente che le sta vivendo. Fra le immagini più forti quelle dei cittadini che vengono fatti evacuare sui pullman verso la Russia. La guerra insomma lì non è mai finita, ma l'orizzonte... Ora c'è un vero conflitto. Questa mattina, si legge nell'ultimo post pubblicato, dopo aver atteso la fine del bombardamento, ho incontrato questa signora. Lei vive a poche centinaia di metri dalla linea del fronte. I bombardamenti e quello che comportano fanno parte della quotidianità. Alla donna Rangeloni chiede che cosa ne pensa delle parole con le quali Putin ha riconosciuto lo stato del Donbass. Siamo grati al popolo e al governo russo, dichiara. Abbiamo pianto di gioia.